sempre. Ormai è una passione, vado un po'. È tipo, che ne so, quando c'è il bel Angela, quindi sappiamo già cosa dire. Esatto. È un po' come quando vedi Rocco Siffredi, ma non vado avanti, anche, perché poi anche, mi chiudo nel canale. Anche. Quindi, allora, vai, siamo qua per... Oggi, puntata informativa? Sì, nostra puntata informativa. Allora, io mi metto a fare supporto alle uscite dei giochi di ruolo. Yeah. Diciamo fine anno, inizio anno nuovo, facciamo più o meno una carrellata. Pratica, 3 mesi? Sì, dai, gennaio, febbraio. Ce n'è anche uno che arriverà più in là, però poi lo dirò. In pratica c'è stato il Lucca Changes, no? La Need Games, io parlerò esclusivamente per ora dei titoli della Need Games come giochi di ruolo, poi altri magari vedrò, raccoglierò informazioni per altri titoli, ma già ne so tantissimi. E ha fatto un video streaming in cui ha annunciato tutte le loro produzioni a fine anno, inizio anno, quindi fine 2020, inizio 2021. Tanta roba! Purtroppo. Allora, premettiamo, molti giochi ruolo non li conoscevo, non li gioco, altri li conoscevo di nome, altri li gioco, e poi anche delle piacere. Esatto, delle sorprese, per me è una sorpresa una ragazza, cioè... Appena uscivo io lo faccio più. Ce lo sapevo, ma è pure figo, ti dice una cosa così tanto per... E partono 200 euro così. Allora, poi vi spiego. Sì. Allora, quindi, innanzitutto, quelli che sono usciti proprio durante il Lucca Chains della Need Games. Allora, parliamo di 3 manuali che fanno tutti parte di un ciclo e si chiamano Kids on Bikes, Teens in Space e Kids on Brooms. Sono tre giochi di ruolo, adatti per così dire ai ragazzi, quindi molto per, infatti qui c'è scritto 12 anni in su per i teenagers, e sono molto disegnati con uno stile particolare fumettoso che ricorda vagamente Stranger Things, come sono fatti, okay. E difatti il primo manuale, Kids on Bikes, che è anche quello più famoso, appunto ha come storia di base, è tutto quanto ambientato in un mondo alla Stranger Things anni 80 con dei ragazzini protagonisti, in tutti e 3 manuali ci sono dei ragazzi. E quindi si cavalca l'onda, oppure si munge la vacca. Sì. Ma infatti in America hanno venduto molto. In America sono editati dalla Renegade Studio, qui da noi la porta la Need, e hanno un regolamento snello e intuitivo, un prezzo molto basso, perché ripetiamo, è un po' come se fossero una specie di fumetti per i teenagers, non solo versione gioco di ruolo, fatta apposta per invogliare i ragazzi. E con 3 sistemi completi, tutti che si riaffacciano a un unico grande sistema. Quindi cambiano, perché uno c'ha un'ambientazione spaziale, uno un'ambientazione magica, Kids on Brooms ricorda un po' Harry Potter, però il sistema di base è quello per tutti e 3. E sono già usciti, e ho sentito che hanno avuto anche un discreto successo, che in fondo magari hai dei figli, o comunque hai dei ragazzi più piccoli, vuoi fare un regalo a Natale per una cosa. Ma come torniamo sempre noi a dire, volete invogliare qualcuno a entrare nel mondo del gioco di ruolo? Questa è l'era adatta, perché guardate quante possibilità avete. Sì, differentemente da noi. Che era obbligatorio 2 tipi di giochi, 3 manuali, studi tutto. Ti prendeva un po' l'ansia quando vedi quella cosa. Oggigiorno invece ci sono anche dei manualetti. Noi abbiamo fatto un video che tra un po' credo uscirà, se non è già uscito, sul Labyrinth. Sì. Cioè, quello è un gioco di ruolo. Già lì, se anche magari devi anche conoscere un po' il film, ma se anche non fosse, è proprio fatto per persone che non ci giocano mai. E questo ha quella ideologia lì. È come dire, noi avevamo bianco e nero, cioè ti piace o non ti piace, qui adesso ci sono grandissime e tantissime quantità di grigi. Sì. Che poi quei grigi piacciono pure a noi, perché comunque sono... Certo, beh. Mi viene in mente anche l'altro video che abbiamo fatto su Stranger Things, è bellissimo. Cioè, lui... Io sto aspettando di rifare la terza sessione per finire quello Stranger Things, perché è fantastico. Sono fatti bene. Poi abbiamo un altro gioco di ruolo famosissimo, tra l'altro ho scoperto c'è un sacco di derive. Che per fortuna a me non piace. Cioè non è che non piace, non ci sono mai buttato proprio nel mondo, perché sennò va a prendere il gioco manco la casa dove sto facendo queste registrazioni. È una delle colonne portanti, esatto. Se ricordiamo ne sono 4-5 colonne portanti, e qui ce ne citerò 3. Il primo esatto. È questo, Warhammer 40.000. Esatto. È appena uscito il manuale Wrath and Glory. Manuale base, quindi importante, con un sistema di D6, di pool D6, che loro chiamano il sistema Gilead. Sì. E sempre nella Need Games, se vi comprate il... anzi, se non mi sbaglio, addirittura forse anche free. Comunque, se avete a che fare con Warhammer 40.000, c'è una vendita scaricabile tutta per voi. Quindi andate nello store della Need. Che bello scaricare la roba gratis. Poi, c'è un gioco che ti volevo far vedere. Vai. Gioco di ruolo. Non lo conosco, vai. E
Sorpresa. Sono i manuali che usciranno, stanno per uscire addirittura d'arrivo comunque entro Natale, e si chiama, è un gioco di ruolo che sta avendo molto successo, si chiama Il Re in Giallo. Allora, c'è questa... Non l'avete visto, ma ho fatto tipo... Lo so, c'è questa figura strana, che non si capisce bene chi è, tra l'altro non, che non puoi nominare, innominabile. Ma che si chiama, gioca Voldemort? Ricorda quello. E la Need Games ce l'ho portato qui da noi, tra l'altro in un'edizione magnifica, sono quattro manuali tutti dentro un bel cofanetto, che è, secondo me questa è stata la genialata, il cofanetto diventa lo schermo del Master. E questa è figa, questa è una cosa figa. Toccando a vedere, mo vai, le immagini che le faccio uscire qua sotto. Questi quattro manuali, ognuno ha un colore, e in pratica a me mi ha ricordato Time Stories. Ogni manuale è in un'epoca storica, e tra un manuale e l'altro i personaggi diventano i discendenti. Questa secondo me è fenomenale come idea di anche base, è fenomenale. Anche un po' di King's Dilemma, no? I discendenti che litigano continuamente. Bella idea. Qui tu, in questo prende ogni colore, qui dice un viaggio epico, ogni colore ha un'ambientazione particolare. Si parte, appunto come vi dicevo di questi manuali, si parte che è il primo, che è, se non mi sbaglio, quello giallo, a Parigi, ambientato durante... sì, sono degli studenti parigini, tu impressioni degli studenti parigini, che sono venuti dall'America e che sono degli studenti artistici, ma non solo arti nel senso dipinti, anche pittori eccetera eccetera, e succedono delle cose strane, eventi paranormali di cui questi ragazzi ci si imbattono. Il secondo manuale, e questo è l'ambientazione che piace a me, il secondo manuale è ambientato durante la seconda guerra mondiale, e io apprezzo questo periodo storico, secondo me pieno di... che è molto 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 usato, esatto, così. E soprattutto secondo me ha tanti tanti segreti che noi non sappiamo, perché la storia la scrive chi vince la guerra. Eh sì, io sono, non sono a favore chi ha perso. No, ma sei chiaro? Non stai dicendo sciocchezze, perché in effetti è usata questa tematica. Stai dicendo all'interno del manuale. Bello. Che ripetiamo, c'è questo fantomatico nemico. Poi il terzo manuale, chiamato Il Giorno Dopo, è ambientato in America nel 2007. Mm-hmm. E infine quello, l'ultimo, che è ambientato nei nostri giorni, è chiamato Questo è normale. Il sistema si chiama, un sistema che utilizzano loro, Gamshoe, perché spesso si può anche sparare, stanno ammirando nei giorni nostri. Non ho mai sentito anche questo. E la cosa bella è appunto che è fatto in modo che ci siano sempre dei discendenti che hanno in comune questo nemico, che si riportano quindi in tutte le epoche umane. Uh-huh. Possono esserci dei manuali successivi che fanno antecedenti o futuristici, dipenderà da come andrà le cose. Lo stile di disegno è particolare. Ognuno si rifà all'epoca in cui esce, quindi magari hai la Belle Époque francese, oppure hai i tratti realistici della Seconda Guerra Mondiale, cosa del genere. Quindi ogni manuale è a sé, quando riguarda il disegno. Però tutte le regole rimangono invariate, cioè rimangono costanti, con delle eccezioni. E questo ti fa portare a giocare. Prendi, io prendo l'autorità di Time Stories, perché mi fa l'idea che più o meno è quello, con qualche variante. Quindi è un gioco che sta avendo successo e ci si può dare un'occhiata, ve lo consiglio anch'io. Anche questo spoiler, questo era un altro regalo che mi ero venuto in mente di fare, magari o a lui o a Gianluca, forse più a Gianluca. Ascolta. Ma c'è un senso, eh? Ascoltiamo. Si chiama, senti qui, Improve GDR. È un primo manuale per aiutare DM e i giocatori a ruolare con esercizi di gruppo. Esercizi che vanno dal corpo, dalle movenze del corpo, come devi muoverti, come devi comportarti, come ad esempio devi ruolare durante i combattimenti, come puoi impostarti. Bellissimo. Che poi tra l'altro lo dicono loro, sono degli esercizi che si sono fatti aiutare da chi sta nel teatro. Bellissimo. Cioè una roba. Bellissimo. Perché sono nato nell'87, cavolo? E non è finita qui. Se vedete tutti i video del canale scoprite pure il mio codice fiscale e il mio conto banco, ma io dico qualcosa. Non è finita qui. Addirittura esercizi per la voce, per il DM, per il cambiare voci, le voglio questo manuale. Compro il mio manuale. Perché regalo per Natale. Questa è una figata. Per aprile c'è il compleanno. Questa è una figata. E cosa, quindi scoperto un'altra cosa. E tra l'altro fatto apposta per essere anche utilizzato per chi fa i giochi di ruolo dal vivo. Cioè, proprio se hai un gruppo e volete imparare a ruolare, eccolo qui. Un manualetto, non costa neanche tanto, fra l'altro, una ventina di euro, quindi costa poco. Non, ha delle immagini, molto schematizzato, delle tabelle, non è che vi sia un manuale di teatro. Però per farvi capire, no? E io l'ho trovato una grande idea. Sì. Questa è una grande idea, e poi ce ne sarà un'altra che vi dirò. Qui vi ricordo, sono tutti i titoli che stanno uscendo o arriveranno a Natale.
giochi per Natale, poi leggo. Eccolo, infatti, questo è della Nintendo, che proprio gli arrivano a fine anno. Uno, e tra l'altro ci chiude il ciclo, vi parlavo di ruoli più un po' giochi, più un po' uno è Le avventure nella Terra di Mezzo. La Need Games è arrivata in pari con l'America e faranno uscire. Allora, posso dire una cosa prima che finisci? Se seguite questo video, scriveteci nei commenti se anche voi snobbate tantissimo questo tipo di avventura, cioè questo tipo di ambientazione. Io l'ho provato, mezzo. E se lo vado a riproporre, la gente mi sfancula. Perché a me è piaciuto, ma è piaciuto davvero, da sarà che sono un grandissimo sognatore e amante di Cinerelli e di Tolkien, però, cioè, vabbè, capisco che non è i livelli lì, però è bello. Secondo me sai perché? Perché è talmente diventato mainstream che certe persone dicono, ma ci giocano tutti, lo conoscono tutti. E poi scrivete nei commenti se pure voi la pensate così. Che è sbagliato. Però può capitare, è l'ideale, però, un'idea, però. Anche perché conoscono tutti. Sì, magari chi ha visto i film pensa di conoscere tutti, ma se tu vai a leggerci il libro è bellissimo. E qui pesca a piene mani da tutto, esatto. tutto, non solo i film. Esatto. Vai, scusami. Ma no, era un appunto importante invece, secondo me. E i manuali sono Guida regionale alla montagna solitaria, infatti lo dicevano anche quelli di In Games, finalmente si fa Eperon. Esatto. Figata, con tra l'altro, se non erro, tutte le razze possibili, tutto lo scibile delle razze naniche che ti puoi fare, tutte le casate. E poi anche crearti il signor nemico per eccellenza, ovvero Smog, ovvero i draghi. Quindi un manuale, secondo me, furia, bello, come si chiama i Pascoli. Ma che bello è! Bello. Con Smog, uno dei miei cattivi preferiti, se si possono chiamare cattivi. In effetti, è figata. Poi, un manuale collegato a Eberron, le avventure a Eberron. Mm-hmm. Una serie di avventure tutte che hanno quell'ambientazione. E infine, ecco, qui chiuderà tutto il ciclo delle avventure nella Terra di Mezzo, una guida regionale alla Terra di Ibrea. Mm. La Terra di Ibrea è, per farvi capire, tra l'altro qui la Need Games mi ha fatto molto ridere, è il tuo, che ti viene in mente Terra di Ibrea? Una locanda famosa? Oddio, no, la locanda no, che mi sfugge. Perché è della città di Ibrea? Ibrea, se non mi sbaglio, si chiama il posto. Dove hanno loro in azzurro, no? Esatto, sì. Non è la città quella degli umani... Sì. È la locanda del Pietro Impennato, dove si incontrano con Gandalf. Ah sì, ma cacchio, non me lo ricordavo, vedi? Cioè, è talmente vasto! Che però, nella nuova traduzione del Signore degli Anelli, apro e chiudo, ha cambiato, come si chiama, più così, una tristezza. No, sì, ma il Pietro Impennato, il mio Pietro Impennato. Una tristezza immensa. Però lasciate perdere la traduzione nuova. No. E quindi, ok, ci siamo. Poi a me mi è preso un colpo e ho detto, là, 100 euro persi. Ecco, cioè, no, 100 euro persi nel senso che intorno date, versate. Io ancora sto così capo il video di Old School, perché mi sono perso quei manuali, mi sono persi per sempre, sono troppo belli. Qui sono figli, Sono a merda, potevo cacciare più soldi. Allora. Ma sono povero. Allora, Need Games, io ti voglio un sacco bene, però mannaggia la miseria, mi arrivo a settembre, no, Natale. Allora, Natale... Cioè, volete, vendi, dateci il tempo di guadagnarli prima di poter spendere. Porca miseria, la Need Games a Natale ci porta... Gli Advanced Fantasy della generazione di D&D. Ma questo è tipo un Kickstarter o è sempre... È sempre preso dal Kickstarter, come mai quello della Necrotic Gnome, infatti in America quello ormai penso sia multimiliardario, ha fatto un lavoro, non lo so. Praticamente si sono, vanno diciamo a braccetto, anche perché la Need Games ne ha venduto un bot delle old school base. E praticamente va a mettere i nuovi manuali, quelli di cui parlavamo sempre in un video. E so, tra l'altro, che vi consiglieremo a fine di questo. Siccome non ho mai giocato da uno, mm-hmm. escono fuori quelle cose, dico, cazzo, c'era sta cosa, non lo ricordo. Quattro manuali che usciranno, e sono, uno, regole di ambientazione, in cui abbiamo 15 nuove classi, abbiamo, io non lo sapevo, c'è la classe dell'acrobata. Che io so, non lo so, non lo sapevo, c'era l'acrobata. Non so, non lo sono troppo giovane. Il barbaro, e va bene. Che è una cosa. Una cosa normale. Le nuove razze associate, i Drow, i Dwergar, sì. Gli Slifelimb, che sono quelli, gli gnomi sotterranei buoni. Il altro manuale ancora, regole addizionali, sì. Che ti spiego come svolgere tutte le cose, come ad esempio avvelenare l'arma, non infiammare l'arma. Che fino a quel punto era molto molto dubbioso su come fare. Me lo ricordo che c'era sì. Infatti ci hanno fatto un manuale ad hoc. Poi un manuale per le classi che escono, tra l'altro, sono il druido e anche questi, non lo sapete. Sì, l'illusionista. Sì, sì, veramente questo. C'è il prestigiatore che arriva su D&D. Madonna, quanto è bello. Che roba. E infine, due manuali con 300 nuovi mostri, quindi un manuale dei mostri, e un manuale dei tesori con 300 nuovi tesori. Cioè, che io e tutti per livelli advanced, quindi parliamo di livelli un po' più alti. Bello, bello. Secondo me insieme creano... il perfetto connubio per rivivere la storia, cioè wow. Sì. Se finirà tutto questo, mi ci faccio una campagna con lui con lo Skull Descent, ma magari. Ma se voglio provare, bestemmia perché
non sapremo come funzionano le cose. E proseguiremo e ve ne porterò altri nel corso degli anni, perché non è, questo è l'inizio. Sì, secondo me adesso verrà fuori una carrellata. Poi, torniamo. Warhammer Fantasy. Che dici, ti scomba di più? Questo è un altro diverso. Sono a favore del fantasy, purtroppo. Sono due manuali, Il nemico dell'ombra e un compendio sul nemico dell'ombra. Perché già avevano cazzato le robe. Sì, ho sentito che Warhammer Fantasy è quello un po' più differente da quello altro Warhammer, esatto, dove si spara tutto quanto. Poi, Vampiri della Maschere. Un manuale, e se non mi sbaglio, sì, un'avventura, La caduta di Londra. In cui parlano di una vera e propria guerra intestina a Londra con un'organizzazione che vuole portare l'epurazione dei vampiri. Ricordiamo che è un mondo dove sono i vampiri governati, esatto, da dietro, esatto, nella retroscena. E poi, pensa il colpo di grazia della Mid Games anno 2020. E poi qui io muoio, non va più. L'hanno annunciato e io penso che se lo avete amato ve lo dovete fare. No, ma proprio leggendo proprio in generale tutto quello da qui in poi. Che lo dici. Il gioco di ruolo di una delle serie più acclamate, si può dire, di videogiochi degli ultimi anni. Ovvero Dishonored. Arriva il manuale di Dishonored, un sistema 2D20. E vabbè, non mi ci soffermerò tanto, è a stretto contatto col videogioco. Se avete amato il videogioco e amate i giochi di ruolo, e so 50 euro che parto. E via!